Ciao a tutti, con questo video vi voglio dimostrare che con il rasante franco-longoresine su questa parete molto ammalorata, tra l'altro con delle macchie di umidità che abbiamo preso nel tempo per allagamenti vari, questo è il mio laboratorio, noi andremo a ricoprirla completamente e a farla di uno spatolato molto liscio. Magari durante la lavorazione mi verrà in mente una decorazione particolare. Quando avremo finito questa, cominceremo con il pavimento. Quindi, proprio per dimostrarvi che se c'è risalita di umidità, non acqua, è risalita di umidità, noi possiamo tranquillamente fare il nostro pavimento e parete. Ora, su questa parete, che ho dovuto togliere delle campionature che avevo fatto a muro, un po' rovinata, noi andremo a dare la mano di un primer, il mio primer di mia produzione che commercializzo, dopodiché gli daremo la prima mano di fondo, lo stesso materiale del pavimento in resina, quindi con un quarzo grosso, perché dobbiamo cercare di portarla quanto più liscio è possibile. Quindi, prima mano quarzo grosso e altre due mani di quarzo fino. A differenza del pavimento che necessita di due mani di quarzo grosso e due di fino, qui ce ne vorranno solo tre. Poi, come dicevo prima, nel frattempo mi verrà un'idea per qualche decorazione particolare. Seguite attentamente questo tutorial che sarà un po' lungo perché adesso facciamo sul serio. Voi applicatori che siete dall'altra parte dell'Italia dovete seguire mano a mano tutto quello che faccio. Poi ovviamente sapete che io rispondo sempre a telefono, però guardando attentamente, magari una telefonata in meno non farebbe male. Ci vediamo tra un po', cominciamo. C'è bisogno di dire che uso solo ed esclusivamente Marmorino Tools. Eccolo qua, un rullo a pelo abbastanza lungo perché dobbiamo entrare proprio nei solchi, perché questa parete è veramente scavata. Asciugare 10 minuti e andiamo subito a rasare. Solitamente metto 4 litri e mezzo d'acqua, però siccome la parete è molto ammalorata, devo caricare, per evitare che lo stucco mi cola, ne metto solo 4 kg di acqua. Setaccino, questo sempre, non si sa mai, sia parete che pavimento lo faremo grigio, per cui 8 grammi di nero esce il grigio che voglio. Ok, andiamo a rasare.
Ok, ce l'ho fatta. Ora deve asciugare, la carteggiamo e siccome la voglio liscia, potrebbe essere il caso che avendo tante buche ma profonde anche di 5-6 mm, dovrò dare una mano intermedia con un quarzo, ma alla fine sempre tre mani daremo. Ci vediamo domani mattina. Ciao. Benissimo, ora dobbiamo carteggiarlo. Devo dire, ho riempito tutto quello che c'era da riempire. Sono sorpreso ancora una volta da questo materiale. Non perché il mio, ma me lo sono fatto su misura dopo 22 anni di applicazioni. Carteggiamolo, primer, e cominciamo con la mano di fino. Non li faccio mai con la carteggiatrice perché aggiusti qua e rovini il muro. Spesso si lascia il nero per colpa del manico, sono pesanti. Utilizzo questi marmorino tools con tutte le grane che vogliamo. Ora ne metto una grossa, addirittura da 24, perché lavorando ho sporcato gli zoccolini. Io con questa vado a pulirli benissimo. Faccio vedere. Fantastica! Diamo una spolverata con un attrezzo molto particolare. Questo materiale mi piace perché fa pochissima polvere. Guardate qua, quasi niente. Non ho messo il naso sugli zoccolini prima che cominciate con le polemiche, perché essendosi allagato qua giù mi ha scavato tutto, si è smangiato, per cui devo riempirlo per poi rifinirlo. Mettiamo 10 minuti, un quarto d'ora che asciuga, fa un po' di pellicola, ci consentirà di rasare la mano di fino senza assorbimenti e ce la fa scivolare meglio. Allora, siamo pronti per rasare. Il rasante è sempre quello con un quarzo più fino, cioè praticamente apre il bidone già così. Solamente nella prima mano ho dovuto addizionare un po' di quarzi grossi. In ogni caso vi arrivano già comprensibili questo quarzo, non dovete fare niente, solo l'acqua. 8 grammi di ossido di ferro, il nero, e andiamo a fare la mano del fino. Carteggiando con cura la mano precedente, non avremo traccia di righe nere, non diamo colpa alle spatole. Thank you.
voilà, la parete l'abbiamo fatta. Ora metto la ventola, dovrebbe asciugare nel giro di un'ora. Carteggiatura, primer, ultima mano. Poi vediamo la testa che mi dice. Ripeto, carteggiare bene la mano precedente, un bel primer. Andate con, io lavoro con una spatola sempre Marmorino Tools, ma non sono di quelle che costano tantissimo. Spatola da 35, non c'è una riga nera. Non diamo la colpa alle spatole, bisogna carteggiare bene la mano precedente. Tutto qua. Andiamo a carteggiarlo. Decisamente più maneggevole e leggero. Sempre l'attrezzo speciale. Una mano di primer ci aiuta tantissimo. Evitiamo collature anche col primer. Teniamo sempre a bagno rulli e pennelli, altrimenti si seccano ed è finita. Ora voglio lavorare con un'altra spatola, per una mia scelta, Marmorino Tools. Questa è bella, 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 perché è leggera. Siccome ho un po' di mal di schiena, voglio andare leggero. Ultima mano. Abbiamo finito, ora aspettiamo un attimino che asciuga, mi è venuta una piccola idea. Asciuga, carteggio e vado con questo rasante, un micro rasante, ripeto, ce ne vorrà pochissimo, asciugare in fretta, dopodiché andiamo con una finitura epossidica e gli metto dentro un po' di glitter argento olografici, di quelli che da vicino non si vedono, però si vede il luccichio, senza esagerare, sempre minimal. Ci vediamo dopo. Ho graffiato bene il tutto. Ora leggera carteggiata. Cominciamo a registrare per gli applicatori, le persone che vogliono utilizzare il mio prodotto, quindi è doveroso far vedere
tutte le varie fasi applicative. E ora, con la santa pazienza, diamo questa mano di fino. La parete tutta quanta, ho pulito gli zoccolini, qui per terra è ancora sporco di stucco, ma lo lascio perché mi fa aggrappare meglio il rasante che andremo a dare per il pavimento, che tra un po' cominciamo subito dopo aver terminato questa parete. L'ho carteggiata tutta quanta, ho dovuto far venire di proposito delle righe nere, altrimenti veniva troppo piatto, perché questa parete gli ho dato il nome parete marmorea. Adesso andiamo a dare due mani di resina epossidica, fresco su fresco. Che vuol dire? Diamo la prima mano, una volta che arriviamo alla fine aspettiamo 10 minuti, quando comincia a diventare trasparente, quindi a tirare, seconda mano fresco su fresco. Ed è il metodo migliore per fare le pareti, purtroppo sui pavimenti non si può fare perché dovremo volare. Nella prima mano metterò pochi glitter argento, perché a me piace sempre il minimal, e vediamo se sarà il caso di lasciarla lucida o domani, se non, a me non piace il lucido, però si può sempre fare opaca con una mano di poliuretanica all'acqua. Ora mi formulo un chilo e mezzo di resina su questa parete, potrà anche nevicare, non accadrà mai più niente. La faccio epossidica perché potrei farla direttamente con la poliuretanica all'acqua, però l'epossidica, penetrando meglio, mi dà il colore che desidero, che non è assolutamente questo, perché ora ci sarà l'effetto bagnato. Vado a preparare la resina epossidica all'acqua tricomponente A, B, C, stesso peso. Allora, come dicevo, facciamo una mescola di 600 g di A, 600 g di B . Il componente diventa biancastro. Importante girare bene questi due componenti. Siccome la dobbiamo rullare, ci serve un secchio. Andiamo a prendere. Questa potete anche girarla con un frullino, perché non teme le malefiche bolle d'aria. Io la giro con un pennello. Potete immaginare perché. Che riesco a prendere dai bordi tutti i componenti. L'importante è, una volta girata questa miscela, la lasciamo riposare una decina di minuti in modo tale che raggiunge la fluidità, e siamo pronti per rullare la resina epossidica. Ora utilizzo un rullo Marmorino Tools in spugna, in modo tale che non mi lascia la buccia d'arancia. Quando profiliamo, cerchiamo di profilare sempre nei punti dove andremo con la resina immediatamente. Non profiliamo 10 minuti prima, se no ci lascia la pennellata.
veloce, lei sta già cominciando a tirare. 10 minuti, diamo la seconda mano fresco su fresco. E qualora lo vogliamo lucido, è terminato. Aspettiamo, allora, ho tolto un po' di gocce in giro. Aspettiamo che tira e diamo un'altra mano fresco su fresco. Il risultato è molto, molto, molto bello, non perché l'ho fatto io, ma lo farete anche voi. Facciamo un po' di foto e lo mettiamo online. Questo materiale, come tutti gli altri, sono prodotti e commercializzati da me. Non ci sono passaggi intermediari, per cui dal produttore al consumatore. Grazie per la pazienza.